sapete che gli organi tecnici in amministrazione sono chiamati a lavorare, come giusto che sia, sono ben pagati per questo e non entrano in campo quando ci sono altre situazioni. Questa è una situazione particolare che mi consente però di rassegnare quella che è la filosofia di lavoro e di approccio che stiamo tenendo rispetto a queste cose. E mi dispiace che insieme attenti cultori della programmazione cittadina che animano i dibattiti sulla stampa oggi non siano presenti per raccogliere l'invito che a suo tempo era stato fatto circa la qualità progettuale o dirigenziale di un'amministrazione comunale. E non mi vado a trincerare nemmeno dietro alle difficoltà economiche, di personale e quant'altro. Noi abbiamo la dignità di lavorare anche se siamo soli e come tali, questo è un piacere poterlo fare per la città. Fra l'altro, vituperata tecnostruttura comunale che ha avuto, perché sindaco lei questo non lo sa e io stamattina le faccio anche la sorpresa, ha avuto un insigne riconoscimento nemmeno dalla regione e nemmeno da qualche altra persona, ma dal Ministero dell'Ambiente che andando a sottoscrivere il protocollo con la regione Lombardia ha utilizzato i nostri sistemi di valutazione ambientali che da 2 anni abbiamo nel comune di Foggia. Allora, quando si parla di metodologie, quando si parla di qualità, mi piacerebbe che ci fosse la capacità di approfondire. Oltretutto, non è un caso che ho messo la prima slide, modello integrato di riqualificazione. Cercherò di essere veramente breve. Il concetto di città pianificata è un concetto che mai è obsoleto, è un concetto che mai è morto. Ormai, anche sulla stregua di quelle che sono le politiche anglosassoni, stiamo sposando l'idea di una città che si evolve in se stessa, cioè punto per punto. È ovvio, viene da sé che rispetto ai grandi temi di pianificazione, come per esempio sono quelli di modellazione urbanistica della città, c'è l'attenzione dell'amministrazione per interventi singoli e puntuali, quali programmi di recupero che devono genuflettersi sulle esigenze di quei quartieri settecenteschi. Ma è anche da sé che questa nuova concezione di intervento sposa il concetto dell'elemento catalizzatore intorno al quale poi si ravviva una città. Allora, i più attenti cultori sanno che ormai le politiche comunitarie, leggasi per esempio UIA, sono tese in questo senso. Cioè, il concetto di faccio se pianifico è morto, non esiste più e noi siamo pronti ad accoglierlo, ma siamo pronti ad accoglierlo, signori cari, dopo che abbiamo assestato il quadro della pianificazione. Se io non ho quelle che tecnicamente si chiamano le invarianti strutturali di una città, che cosa pianifico? O devo pianificare giusto per dire ho pianificato? La correttezza deontologica di un professionista vuole che si rassegni all'amministrazione l'impossibilità a dire pianifichiamo se alcune cose non sono assestate. E la fortuna che ha il professionista è di aver trovato un'amministrazione che ha capito che doveva tenere duro rispetto a certi temi che colpiscono molto l'effimero, ma sono vacui se non vengono sostanziati di quello che si è fatto. La variante infrastrutturale è il PUNS, la variante strutturale è il documento strategico del commercio, la variante strutturale è per la prima volta il piano dell'ente Bosco Incoronata, di cui gli attenti cultori della programmazione hanno dedicato forse un trigo e mezzo. Allora non basta dire siamo centesimi o siamo ventesimi, cominciamo a dire che c'è un'amministrazione che risponde colpo su colpo ai bandi. È un'amministrazione che in un periodo storico è arrivata a 80esima. Non entro nel merito di come ci sia arrivata, perché lasciamo stare, il sindaco formalmente ha ringraziato l'attenzione del governo su questi temi, però siamo arrivati primi in Puglia sulla pista ciclabile, l'area è stata fatta fuori, Lecce sta 20 punti dopo di noi, Taranto è stata fatta fuori, va bene? Siamo nella fase di contrattazione, ma non scopriamo adesso le carte, di ben 4 tematiche afferenti all'ambiente, ok? Abbiamo avuto riconosciuto la gestione dell'ente parco con dei soldini, per la prima volta a Comune di Foggia, sin da qualche seconda notizia, arriveranno 60.000 euro per l'oculata gestione 2016 dell'ente parco dell'Incoronata. Allora, voglio dire, abbiamo l'obbligo in una città disperata, in una città difficile, a cominciare da noi come lavoriamo, alla gente che si lamenta, io credo che si abbia l'obbligo deontologico di essere corretti in quello che si dice.
Quello che sinteticamente viene detto, ed è la domanda che voi farete, quanto si aprono i cantieri, quanti soldi ci sono qua, è giusta, ma considerate gli aspetti di indotto che stiamo determinando, e gli effetti dell'indotto si valutano solo con i cantieri? Se dobbiamo fare anacronistiche statistiche sulla qualità della vita, aggiorniamocene tutte, indipendentemente da quali esse siano, anche con la valenza temporale, perché è chiaro che se oggi esco in città, davvero trovo una città che ha difficoltà. La nostra logica quindi qual è stata? Rigeneriamo con un progetto integrato. Ma rigeneriamo perché avevamo i piani, avevamo quelle cose che oggi ci consentiranno nel 2018 di fare passi in avanti sulla pianificazione generale. E cosa non è questo integrare lungo la periferia a periferia, se non documento strategico del commercio? Vi parlerà l'assessore di quello che ci sta. Mobilità sostenibile, ve ne parlerà sia l'assessore che l'assessore amorese. La concezione urbanistica del recupero, ve ne parlerà l'assessore che ha ascoltato i consiglieri, gli altri assessori, perché per la prima volta andiamo a mettere mani sui ruderi, la scuola Manzoni, chi non ce l'ha presente, anche per i problemi che la scuola Manzoni ha avuto. Allora, scusatemi se io sono accalorato, però nonostante il tempo passato e le malattie genetiche che derivano da questa postazione, amo ancora questo lavoro e mi accaloro quando se ne parla. Anche perché sono tenuto, per mia ragione, ma soprattutto per regole non scritte, a dover parlare soltanto quando i fatti. E vi garantisco, sindaco, che questo non è un punto di arrivo. Il 2017 dà l'idea di come sarà il 2018 e me ne prendo le responsabilità per quello che dico, perché non devo fare né battaggi pubblicitari né battaggi di altro tipo. Detto questo, rapidamente, avete visto nell'attività il finanziamento, il bando ministeriale non consentiva di lavorare in termini pianificatori urbanistici, perché vede qui un termine, la resilienza, quindi dovevamo intervenire laddove già esisteva qualche cosa senza consumo, ovviamente di persecuzione. Le parole sono queste, se le vedete più grandi, più piccole, è perché queste sono le colorazioni che l'amministrazione ha voluto dare. E quando abbiamo tenuto duro sul fatto, presentato il progetto di non fare conferenze stampe, non fare niente, non fare, è perché siamo rispettosi di una città che vuole fatti, non vuole proclami. E in questo senso ci sono la sicurezza urbana, terminata negli aspetti che vi dirà l'assessore amorese, la qualità sui detrattori, sulle nuove funzioni che queste cose dovranno avere. E questo, e io qui adesso mi fermo, è l'insieme, va bene, per quanto riguarda la prima voce economia urbana degli interventi. Una cosa voglio dire, anche questa probabilmente di questo programma è sfuggito, se vedete quella linea rossa, è l'asse. La logica di intervento è stato su quell'asse interveniamo. Qualcuno chiederà, ma quello è un asse grafico, cioè è stato comodo per voi disegnare una linea e mettere insieme tanti interventi? No, andate a vedere il FONS, strumento di pianificazione, realizzeremo il corridoio di mobilità lenta con l'introduzione di due navette elettriche, le piste ciclabili e fermate intelligenti. Secondo il mio modesto punto di vista, questa significa la serietà di passare da un piano a dei progetti e a quindi delle azioni.